È il colpo che può sistemarci per sempre. Quanto? 3 miliardi. Porca puttana, 3 miliardi. Sentiamo. Dai, Atos, dici tutto. Dobbiamo fare un'irruzione. Quindi avremo delle armi. Sì, avremo delle armi, ma stai zitto e ascolta. Che cazzo voglio? Ho fatto una domanda. Maga, sta zitto e ascolta. Ho avuto una soffiata. L'organizzazione di Donna Tardi ricicla denaro sporco in un vecchio casolare abbandonato appena fuori città. L'ultimo venerdì di ogni mese, a 1 di notte, avviene la consegna del denaro con un furgone che porta i soldi a Milano. Il piano è quello di fregarne uno come quello dell'organizzazione e arrivare al casolare 1/4 d'ora prima di quello vero. Una volta arrivati, loro ci fanno entrare, perché quelli che lo guidano, secondo la mia fonte, cambiano quasi sempre. Dentro il casolare ci sono 6 uomini. Io terrò a bada quelli nella sala d'ingresso. Voi 3 farete irruzione nella stanza dove tengono i soldi. Quando li avete presi, li immobilizzerete. E poi? Corriamo al furgone con le ali al culo, abbandoniamo la città, ci dividiamo i soldi e ci separiamo. Si può fare. Alza il culo, dai. Sono arrivato. Chi si muove? È morto! Alza le mani, figlio di puttana! Vieni via! Sei ritardato! Cazzo ti frega, dobbiamo legarli! E muoviti, muoviti, figlio di puttana, muoviti! Vieni qua, cazzo! Vieni qua! Svelti, ragazzi! Stai fermo, stronzo. Te lo togli quel sorriso del cazzo!
Ti faccio saltare la testa, stronzo! Dammi le chiavi. Morti. Dai, svelta. Sali, dai. Prendi l'autostrada. Direzione Bologna. Se fai la brava non ti farò niente, hai capito? Non farmi del male. Ho detto se fai la brava non ti farò niente.
risponde? Sì. Tutto bene. Un po' stanca. Sto tornando a casa. Ci sentiamo domani. Sei stata brava. Se non fossi disperato, non ti farei questo. Annuncio ritardo. Il treno per Prato 5790, in arrivo al secondo binario, subirà un ritardo di 30 minuti. Ci scusiamo per il disagio. Il treno per Prato 5790, in arrivo al secondo binario, subirà un ritardo di 30 minuti. Ci scusiamo per il disagio. Sento neanche bene. Mi passi il rossetto.
aspetta, no, ci provo io. Andiamo. Sì, forse hai ragione. È un ragazzo che ti può parlare. Che notizie, signora Attardi? Per fortuna il luogo è isolato. Nessuno ha sentito gli spari. I nostri ragazzi sono arrivati 10 minuti dopo e hanno ripulito il casale in un paio d'ore. Penso che la polizia non lo verrà mai a sapere. Meno male. Grazie a Dio. Quello che è sopravvissuto ha riconosciuto chi è scappato con i soldi. Si chiama Leo Piazza. Cosa sappiamo di lui? È un pesce piccolo. Vive solo. Non è neanche 30 anni. Faceva dei lavoretti da poco per quel fallito di Atos Molenda. Ed era con lui al casale. Ma per fortuna adesso è a far compagnia ai porci. Non ha parenti, quindi presumo che non si faccia vedere in città. Signora Attardi, non la farà franca. È giovane, inesperto e ha con sé 3 miliardi. Sono sicuro che prima o poi darà nell'occhio e lo beccheremo. Come prima cosa mandiamo uno dei nostri a controllare gli amici di Atos, che a quello che so sono molto pochi. Può darsi che Leo Piazza chieda aiuto a uno di loro per nascondersi. Ha fregato i miei soldi. Ha ucciso i miei uomini. Dovete mandare il migliore. Voglio che riprenda i soldi. Che l'ammazzi e che ammazzi tutti quelli che gli hanno dato una mano. Devi trovare un posto sicuro e rimanerci. Ma non sarà facile. E poi qualcuno di loro già si sarà messo a lutto. Atos purtroppo ha sottovalutato la cosa. Sono lì dentro? Certo, è come portarsi appresso un uomo morto. Dobbiamo andare, dai. Nase! Basta così. Allora, sei in ritardo di più di 3 mesi con i pagamenti.
Che vogliamo fare? Tu non puoi prendere per il culo l'organizzazione, capito? Mi occorre un po' di tempo e poi te le do. L'organizzazione non può aspettare. Tu così metti in crisi il sistema. Uno come te può mettere in crisi il sistema. Può mettere in crisi il sistema, lui. No, tu non puoi mettere in crisi il sistema. Dammi 3 giorni. No, io non te li do 3 giorni, perché poi torno qua e tu mi dici dammi altri 3 giorni. Poi ritorno qua dopo 3 giorni e mi dici dammi altri 3 giorni, dammi altri 3 giorni. Io poi lo so che tu ce l'hai i soldi, dove li tieni? Allora, dove ce l'hai i soldi? Pronto? Sì, la richiamo subito. Io non ho tempo da perdere, quindi facciamo presto. Allora, se ci vuoi ridare i soldi, fai un bel cenno col capo. Così, eh? Se invece non ce li vuoi ridare, mi guardi fisso. Non ce lo voglio in casa. Anna, sei calma, eh? Tu quello non lo porti in casa mia, hai capito? Senti, faccio una telefonata, ok? Una telefonata e andiamo. Questa è casa mia, te lo sei scordato? Ma lo vedi? Ti ho detto che faccio una telefonata e andiamo, va bene? Vai, va! Pronto, Cassiani?
Mi ha messo paura. Guarda, siamo arrivati a Roma, Scusami per il casino che t'ho combinato a casa. Non ti sta a preoccupare. Tanto quella è una stronza. Lo sai che ti dico? Io per 2 giorni, ma chi ci torna a casa? Senta, dov'è Cassiani? Là dentro. Mirko! Ma che cazzo fai? Si può sapere? Non te l'hanno spiegato? Scusa, Mirko, scusa. No, scusa un cazzo. Quelli gli altri si permettono di fare quello che vogliono. E tu portalo su, no? Aspetta. Ciao, bello. Ti va di divertirti con me? No. E lui? Sì. Ce li avete i soldi? Certo. Non così, che cazzo fai? Sedetevi. Per questi ti faccio servizio completo. Che significa? Lo vedrai. Devi lasciare Roma, non stanotte, neanche domani. Intanto io ti metto in un posto più sicuro. Ma devi stare buono e non devi dare nell'occhio. Nel frattempo ti cerco una nuova identità, così puoi viaggiare più tranquillo. Nella sfiga sei stato fortunato, lo sai. Aspettatemi all'uscita. Ti faccio accompagnare da un mio uomo. Andate. Leo, non uscire mai. In casa troverai tutto ciò di cui hai bisogno. E mi raccomando, non aprire a nessuno se non sei sicuro. Ti puoi fidare? No, non li voglio. Athos non le avrebbe mai accettati per aiutare un amico.
Mi raccomando. Le consiglio di non farlo. Rischia di farsi scoprire. Questi sono integratori. Le consiglio di prenderli. Potrebbero passare giorni prima che io possa ritornare. Proverà dei vestiti, dovrebbero andarle bene. Il cellulare servirà ad informarla della sua partenza. Non ha credito. Quindi non potrà chiamare nessuno. Deve avere pazienza, sempre. Ha domande? Nel momento in cui dovesse decidere in modo autonomo di lasciare l'appartamento, in quel caso il nostro accordo salta. Non troverebbe alcun appoggio in noi, sarebbe troppo rischioso. Ah, un'altra cosa. Niente garanzie. Non ne ho mai avute. Thank you.
E il colpo che può sostenerci, Quattro. 3 miliardi. Devi trovare un posto. Cazzo sei stato? È tutta la mattina che ti cerco. Ma perché non sei a casa? Mirko, voglio uscirne, è troppo pericoloso. Non se ne parla proprio, ci sono troppi soldi in ballo, sei pazza. Ma non lo capisci? La gente per cui facciamo questi lavori non scherza. Non ho paura, ma ultimamente abbiamo fatto andare via troppe persone. Ho un brutto presentimento. Me ne frega un cazzo i tuoi presentimenti. I documenti, quando te li danno? Io ho fretta. Presto saranno pronti. E allora perché non sei a casa con lui? Non lo devi lasciare mai solo, te lo devi scopare giorno e notte. Lo devi tenere occupato. Non sei una puttana tu. E allora? Una scopata in più non ha mai ucciso nessuno. Scopata no, ma i tuoi affari di merda sì. Ti prego, Mirko, ascolta. Piantala. Tu non lo devi, hai capito? Io ho aiutato te, tuo fratello. Mi dovete dare un sacco di soldi, ricordatelo. Andiamo. Parliamo del prezzo del petrolio. Partenza positiva per la borsa italiana dopo l'iniezione di liquidità, ma continua anche la corsa al rialzo del prezzo del greggio e gli effetti su bollette e carburanti sono davvero diventati inevitabili. Giornata di merda. Già, proprio una giornata di merda. Zitta. Signora, cerchiamo di perdere meno tempo possibile dal momento che non ho perso troppo per trovare questo buco. Ma chi siete? Lasciatemi! Signora, lei lo sa perché siamo qui, vero? Prendete i gioielli e andatene. Sono nel sottofondo dell'armadio di là. Signora, non me ne frega una minchia di dove stanno i gioielli. Lei lo sa perché siamo qui? No, non lo so. Signora bella, che suo marito questa volta ha cagato fuori dal vaso. Quindi me lo vuole dire dove andava con Leo Piazza? Oppure facciamo parlare questa? Non lo so. No!
sentivo mio marito parlare al telefono con Mirko Cassiani, un suo amico di Roma. Poi sono andati via con la macchina, ma io ve lo giuro, non so dove. Non me l'ho voluto dire, ve lo giuro. No. A liberarmi? Non ancora. Cosa sta facendo? Un solitario, ma tanto non mi viene. Mi fate aspettare troppo. Volete altri soldi? Non le chiederemo altri soldi, ma deve avere pazienza. Stia fermo e guardi in macchina, per favore. Mi serve la sua foto per i documenti. Aspetti. Non se ne vada. Parli con me. Sta bene? Vorrei che mi parlasse. Vorrei parlare con qualcuno. Divento matto a stare qui dentro, cazzo. Non ci rimarrà per sempre. Mi dica qualcosa di lei. Cosa vuole sapere? Il suo nome. È solo un nome. Non posso dirglielo. Perché non può? Lo preferisco. Mi dica come conosce Cassiani. Dal modo più banale. Scopate? Non più. Perché è diventata vecchia? Lei non usa giri di parole. Io la trovo ancora ben fatta, lo so. Forse alla tua età siete meno stronze. Nell'accordo Cassiani mi ha parlato di servizio completo. Cazzo stiamo. Non vogliamo fare del male a nessuno! Ti do 3 minuti, Martinez. Ti do 3 minuti, Martinez. Consegnate le armi e arrendetevi. Non ci sono accuse contro di voi. Non ci sono accuse contro di te o contro la tua gente. Per ora. Andiamo, Martinez. Sì, andiamo, Martinez. Facci vedere quel culo di portoricano, così te lo facciamo saltare. Fermateli! Fermateli!
Senti, ce ne sono un sacco che stanno scappando. Potrei farlo anch'io, no? Passiamo alla cronaca nera perché è stata rapinata una gioielleria a Milano in corso Buenos Aires. I due rapinatori extracomunitari sono morti in un conflitto a fuoco con i carabinieri. Vediamo i dettagli nel servizio. C'è più posto all'inferno. Quando non ci sarà più posto all'inferno, i morti cammineranno sulla terra. Thank you.
Ho visto i telegiornali. Nessuno parla di me o di quello che ho fatto. Me ne voglio andare, non ce la faccio più a stare qui dentro. Entro un paio di giorni la chiameranno. E chi mi chiamerà? Si può sapere? Non lo so, nemmeno Cassiani li conosce personalmente. Ma se mi ha detto che... La chiameranno loro sul cellulare e le diranno il molo d'imbarco. Cassiani ha con loro una specie di alleanza. Lui li paga anche per altri lavori, ma non si incontrano mai. In genere, quando fanno scappare uno, lo mandano in Marocco. Questi sono i documenti. E stia tranquillo, sarò io ad accompagnarla. Posso usare il bagno? Non è niente. Deve avere la febbre molto alta. Cerchi di dormire. Jonathan, da adesso in poi occupati di tutto. Tanto io non torno più.
Pensavo te ne fossi andato. Come ti senti? Ora è passato. È una cosa che mi succede molto spesso quando sono stanca. Mi dispiace. Mi sono comportato male. Saida. Cosa? È il mio nome. Mi chiamo Saida. È un bel nome. Fare cosa non ti ci vedi? Il Marocco è un paese caldo. Non ami i paesi caldi. Cosa ci potrei fare in Marocco? Da lì potrei spostarti. Al tuo posto mi comprerei una barca e girerei tutto il mondo. Perché non vieni con me? Vorrei che tu venissi. Ho un impegno, non posso prendere andare. Se Dio lo vuole, ci ritroveremo. Lo metto a posto io, quel figlio di puttana di Cassiani. Gli darò dei soldi. Si chiama Neottolemo. L'appuntamento è domattina alle 8 al porto di Salerno. Thank you.
Siamo chiusi stasera. Ah, sei tu. Che ci fai ancora in giro a quest'ora? Senti, devi dirmi dove è Leo. Io non sono tenuto a dire un cazzo. Mi ha pagato per tenere la bocca chiusa. Ho bisogno di saperlo. Non posso dirtelo. Non erano questi gli accordi. Hanno ammazzato Anna. Cristo santo. E tu hai pensato bene di venire qui? Sei una testa di cazzo, ti avranno seguito. Chi l'ha uccisa? Quelli dell'organizzazione di Milano. Io devo sparire. Dimmi da voi, ti ammazzo, gran figlia di puttana. Dimmelo. Ha lasciato la città. Lo faranno imbarcare giù al sud. Dove si imbarca? Non lo so di preciso, l'hanno chiamato questi qui. E quando l'hanno chiamato, pezzo di merda! Un'ora fa. Stava in via Nullo numero 8. Forse è ancora lì. C'ha un cellulare anche. Calmati adesso. Ti do il numero. Io non ti ho dato un cazzo. Ragione del tuo amico. Sei proprio un coglione. Ma non ti abbiamo seguito. Ce l'ha detto la tua mogliettina dove eri andato. Ha parlato subito quella troia, sai? Io invece ho fatto la festa al tuo amichetto. Sapessi come si è spaccata la cucuzza. Zitto, stronzo! Non ti preoccupare che ti restituisco il favore. Prega Dio che risponda. Uè, Leo Piazza, stai andando in crociera. Senti, sono qui con il tuo amico Moriero, è qui con noi. Ascolta. Scappa, Leo! Lo hai riconosciuto? Sì. Se vuoi che Moriero non ci lasci le penne, devi venire qui nel locale di Cassiani, da solo, disarmato, con i soldi. Dammi la tua parola che non gli farai niente. Ti do la mia parola. E se fra un'ora non sei qui, ti do la mia parola che lo ammazzo. E che ovunque tu andrai, io ti troverò. Hai un'ora di tempo. Non mi deludere. Brutto figlio di puttana. Ho sentito tutto. Vengo con te. Vai, non ti fermare. Pasquale, tu vai all'uscita, lo aspetti. Se è tutto a posto, lo perquisisci, lo fai scendere. Tu invece vai all'appartamento che ha detto quel coglione. Se lo trovi ancora lì, prendi i soldi e l'ammazzi. Figliacco di merda. Torna indietro. Cosa?
Hai sentito benissimo. Sei diventato pazzo? Ma perché? Non lo capisci che il tuo amico è già morto? Ti tengo vivo ancora un po'. Così ci divertiamo. Credi che andandoci cambierai qualcosa? Lo sai benissimo che ti uccideranno e ammazzeranno anche il tuo amico. Loro vogliono questi. Noi abbiamo la possibilità di rifarci una vita. Di andarcene con questi soldi. Tu vuoi buttare via tutto? Ci troverebbero comunque e ammazzerebbero anche te. Se io ci vado, tu avrai la possibilità di sparire. Non posso abbandonare Moriero. Dopo tutto quello che ha fatto per me. Ormai sono un morto. Un morto che cammina. Mi sono condannato quando ho deciso di fare il colpo. Ora tu mi parti ad un chilometro dal locale di Cassiani. Te lo scordi? Poi mi lasci lì. Non se ne parla nemmeno. Prendi. Con questi potrai andartene. No. Qual è il problema? Ti ho già scaricata. Ma sì, tanto capito che sei un pazzo. E questa? Non mi serve più. Sono già morto. L'ho perquisito, è a posto. Finalmente! Mi avevi dato la tua parola che non ti facevi niente. La tua parola! Leo, io mi stupisco di te. Io sono un delinquente. La mia parola non vale un cazzo. Poggia per terra lentamente quella borsa. Mi dispiace. Non dovevi venire. Complimenti, Leo. Sei stato molto bravo. Allora lascia andare lui. Io sono qua tutto per te. Risparmia il fiato. Era molto meglio se morivi quando hai fatto il colpo con i tuoi compagni. Era più dignitoso, sai. Tu hai fregato l'organizzazione! Nessuno frega l'organizzazione! Hai capito, fighetto di merda?